Salve amici, il Molisano oggi nel suo viaggio ci porta ad Agnone. Agnone, sì, una delle cittadine più caratteristiche, più belle del Molise, l'Atene del Sannio, ricca di storia e di tradizione. Ma Agnone è anche nota per la sua grande tradizione dolciaria. Dolci di tutti i tipi, freschi ma anche secchi, e dunque noi abbiamo la famosa campana, il panettone, il torrone, i mostaccioli, le ostie ripiene, ma non solo. E oggi vi portiamo a conoscere questa grande tradizione dolciaria in una delle aziende più antiche e più rinomate del Molise, non solo in Italia ma nel mondo, la dolciaria L'Abate e Mazziotta. Andiamo! Ed è con una certa emozione che sono nel cuore del nuovo laboratorio dell'Abate e Mazziotta, di questa azienda storica, di questa vera e propria eccellenza. E sono con colui che ha fondato tutto questo, con Nino L'Abate, insieme a sua moglie Ines Mazziotta. È importante questo, sì. Ed è importante. Perché da solo non avrei fatto niente. Proprio. Grazie per averci ospitato, sì, salve. Prego, prego. Ecco, nel lontano 1976 è nato... Tutto. È nato tutto, sì, un'idea dal niente proprio, perché eravamo due ragazzini, quindi volenterosi di fare, perché Agnone stava crescendo piano piano e quindi eravamo proprio entusiasti di iniziare questo nuovo percorso che ci appassionava. Ripeto, è stato possibile perché siamo stati due ragazzi, diciamo, veramente innamorati, quindi avevamo già prematuramente una figlia, quindi ci siamo resi subito responsabili di quello che doveva essere la nostra vita. Piano piano abbiamo cercato di sfruttare tutto quello che Agnone offriva. E di questo la campana, che è un simbolo mondiale. Abbiamo delle richieste anche oltreoceano. Voi avete creato tutto questo, tu e tua moglie, però ci sono, sì, adesso i tuoi figli. Mi dicevi tu, i tuoi tre figli, due maschi e, sì, e la ragazza. Sì, c'è Michele e Andrea che si occupano della produzione, e poi c'è anche Valentina che è laureata in scienze delle comunicazioni, che si occupa, è wending pure, quindi si occupa tutto dell'organizzazione pubblicitaria, di tutto ciò che è fuori dalla lavorazione, dalla manipolazione della pasta. In più abbiamo dei collaboratori che con noi sono svariati anni, che lavorano con noi. Di tu a 30 anni? Di 30 anni, sì, sì. Abbiamo uno staff proprio di ragazzi in gamba che stanno crescendo con noi sotto la nostra guida. Io mi permetto di dire che sono un po' pignolo per questo, perché se bisogna tirare fuori un prodotto di qualità bisogna farlo dalle basi, se no è come una casa senza fondamenti, quindi io per questo non transigo e sono molto esigente. Molto esigente. Tutto è iniziato, voi avete iniziato con la lavorazione della cioccolata, però sì, poi dopo sì, vi siete, vedremo tutti i prodotti, sì, in seguito. Io sono personalmente un cioccolataio confettiere, ho iniziato proprio dall'inizio degli anni 80, ho appreso questo stupendo mestiere, poi ho trasmesso ai figli che dico che hanno migliorato questa lavorazione. Io mi ricordo quando ho iniziato senza attrezzature, senza macchine, senza le famose temperatrici, che oggi chiunque può acquistare una temperatrice e fare cioccolatini. Io lavoravo il cioccolato su una pietra di marmo, formavo i miei cioccolatini temperando ma chili e chili di cioccolato sul marmo, perché non avevamo le possibilità di acquistare le macchine, a parte che ancora non venivano prodotte queste attrezzature così come ci sono adesso praticamente.
e quindi da questo è venuto proprio fuori il cioccolato, ce l'abbiamo proprio nel sangue. E ho trasmesso ai figli, ai nostri collaboratori, la lavorazione del cioccolato. Tutto con materie prime di altissima qualità. Di altissima qualità e anche a metro zero, direi. Sì, con l'evento delle nocciole, sono 6 anni ormai che io ho impiantato un noccioleto che fortunatamente il nostro territorio somiglia molto a quello delle Langhe. Un'altitudine giusta dagli 850 metri ai 1200, quindi il nostro noccioleto, sono 1000 piante che sono 6 anni, che proprio, no, 5 anni, chiedo scusa, sembra un noccioleto già abbastanza anziano, insomma, che sta venendo bene su. Pure perché siamo fortunati, perché nella nostra zona ci sono delle falde di acqua che le radici di queste nocciole, anche con, diciamo, con la famosa secca, attingono acqua da sotto e quindi non ci sono problemi di... Non si rovinano praticamente, non c'è bisogno di acqua. Nei nostri mostaccioli c'è la farina di nocciole, poi i nostri dragè, la confetteria, che ci sono dei confetti, i famosi cioccomandola, che noi li facciamo anche con la nocciola. Quindi è una materia prima che viene adoperata tantissimo nel nostro laboratorio. La vostra parola d'ordine è utilizzo di materie prime di qualità e soprattutto artigianalità. Di altissima qualità. Da noi non esistono congelati né semilavorati. Viene lavorata la materia prima come ci arriva dalla natura praticamente. Dalle farine viene trasformato tutto. Lieviti naturali per i famosi panettoni che quest'anno colgo l'occasione di dire che abbiamo avuto un bel riconoscimento a livello mondiale. I ragazzi si sono classificati medaglia d'argento come il secondo panettone classico più buono al mondo. Più buono al mondo, diciamo, e questo non è poco, perché assolutamente. Dopo tutti i comunque se lo meritano questo premio, perché dopo tutti i sacrifici che fanno è un lavoro stremante proprio che viene fatto la notte, insomma. Curare gli ambienti, si parte tutto dal magazzino, il magazzino deve essere perfetto e deve ricevere prodotti solo di altissima qualità. Questo nuovo laboratorio come è strutturato? Perché ci sono dei macchinari all'avanguardia, però c'è sempre questo connubio uomo, certamente. Quindi il saper fare dell'uomo, l'artigianalità con queste macchine moderne. Noi, come è organizzato questo nuovo? Sì, noi abbiamo lasciato tutto com'era, insomma, come 40 anni fa adesso nella lavorazione delle materie prime. Però ci sono delle stanze... le abbiamo adeguate, diciamo, con delle attrezzature moderne proprio per garantire al nostro cliente sia l'igiene e la conservazione anche dei prodotti senza usare additivi. Quindi, esempio, la stanza dove ricopriamo la campana è una stanza asettica dove ogni notte viene sterilizzata con ozono, quindi le cariche batteriche sono quasi zero, non al 100%, ma sono quasi zero. Anticamente noi avevamo dei problemi delle muffe, perché le muffe sono delle spore che girano nell'aria, quindi poi si poggiano sul prodotto, sul cioccolato, sai? E dopo 10 giorni comincia a proliferare la muffa e quindi il prodotto si guasta. Adesso non abbiamo più questo problema, perché viene ricoperto in un ambiente asettico, sterilizzato quasi al 100%. Però bisogna avere l'accortezza che questi ambienti bisogna curarli come si deve. Non è che fai un ambiente asettico, poi va gestito giornalmente, va sterilizzato, va curato proprio. E noi di questi problemi non ne abbiamo adesso. Prima facevi cenno ai premi, e di premi l'abate Mazziotto ne ha presi tanti. Beh sì, ma io non è che a me interessano molto questi premi. Però ci sono anche. Il mio premio più grande è quello di avere dei ragazzi intorno che seguono quello che abbiamo creato io e la madre, insomma, e questo è il premio più bello che c'è. Poi questi premi si vengono, però... Anche Gambero Rosso è venuto. Sì, anche Gambero Rosso. Io sono stato premiato personalmente da Gambero Rosso come il secondo confettiere d'Italia.
per la convettatura della mandorla avola. E non è poco. E non è poco, perché la convetteria è una mia passione. Cioè non facciamo una produzione grossa di confetti, la facciamo solo per i nostri due punti vendita. Però diciamo abbiamo le attrezzature giuste per fare una bella produzione. Sempre curata da noi personalmente, insomma, senza... È come si facevano una volta, con acqua e zucchero, senza additivi, senza niente. Prima facevi cenno appunto ai punti vendita, alla commercializzazione dei vostri prodotti. Il nostro punto vendita più importante è la cremeria di Agnone. È quella che ci ha dato poi lo spunto del... È diventata un'istituzione, insomma. Andare alla cremeria di Agnone, poi trovare quell'assortimento di bontà unica. Io la chiamo unica perché sinceramente ci mettiamo il cuore per farla. Poi c'è il punto vendita di Sernia, che è anche caffetteria, che a distanza di 15 anni abbiamo avuto un bel successo, insomma stiamo riscuotendo un bel successo. Adesso i nostri clienti sono contenti di quello che gli offriamo, pure perché non trascuriamo il nostro cliente, siamo in una continua ricerca di prodotti nuovi, insomma anche a livello di locali, insomma ogni tanto lo ristrutturiamo, facciamo tutto per far sentire il nostro cliente a loro agio e bene soprattutto, perché entrare in una caffetteria ci si entra non perché certe volte hai bisogno di prendere un caffè, ci si entra anche per stare un po' con amici, tranquillo, insomma in un ambiente bello, sano. Negli anni 90, nel 1996, se non ricordo male, Papa Wojtyła venne qui ad Agnone. E con te, Papa Wojtyła, ha stretto un legame molto particolare. Beh, raccontaci. Ce l'avevamo già un po' prima, perché Papa Wojtyła era un nostro, posso dire, cliente. Dire cliente a un santo sarebbe, è un pochettino, vabbè, ma diciamo così, insomma. È stato qua ad Agnone, ha voluto conoscere proprio la famiglia che lo omaggiava ogni anno della campana, perché lui era appassionato proprio della campana e delle ostie, e volle conoscere la nostra famiglia. E con me c'era sia Andrea che Valentina, piccolissimi. Valentina, la signora che gestisce il punto vendita. E fu un incontro che ancora oggi mi viene la pelle d'oca, perché si creò un'atmosfera magica proprio, no? E mi ricordo bene proprio dai momenti, lui entrò e chiese il nome subito dei ragazzi, dei bambini piccolissimi proprio, e Andrea e Valentina. Poi Andrea si fissò proprio così, proprio mi sembrava che era imbalsamato a vedere il Papa dal basso verso l'alto. Allora il Papa si accorse di questo e lo mise subito a suo agio, gli toccò là, lo accarezzò sulla testa e gli disse: Andrea, non mi guardare così, io sono un uomo come te, mi metti in imbarazzo, perché questo proprio lo fissava. E poi un'altra cosa, mentre gli offrimmo il tè, lui seduto sulla sedia papale, noi intorno a lui, ci chiese un po' della nostra storia, insomma della nostra famiglia, ma fu un momento proprio da... è impossibile dimenticarlo. Alla fine, quando ci salutammo, dopo una mezz'oretta, praticamente mezz'ora col Papa, con un santo, è tanto, disse, lui andò verso l'uscio, insomma, si girò verso Andrea e disse: Andrea, mi raccomando, studia. Andrea mi guardò perplesso, dice: Papa, ma gli hai detto che io non voglio studiare? Come per dire, perché questo non è che voleva studiare tanto. Allora, come se il Papa sapesse che... E poi gli chiesi un'altra cosa al Papa, gli feci in omaggio un cioccolatino con la sua effigie, con la sua immagine, gli chiesi proprio in quel momento il permesso di poterlo produrre. Mi fece così, mi hai messo pure sul cioccolato. Allora fu un momento bellissimo. Infatti poi il Papa, c'è da dire, lo aggiungo io, era ghiotto delle ostie e della campana che gli arrivavano insomma regolarmente, anche se non poteva mangiare molto dolci. Anche se non poteva mangiare, però li mangiava. Difatti quando prese l'ostia mentre beveva il tè, la spezzò a metà. Il suo segretario lo guardò male, come per dirgli: guarda che non puoi mangiare. Lui mangiò la metà dell'ostia,
Poi lo guardò di nuovo, prese l'altra metà e la mangiò lo stesso, perché disse: non mi importa, è così buona che non la posso lasciare. Facciamo parlare quelli che sono i prodotti che voi fate. Infatti io raggiungo i tuoi due figlioli. Sì. E adesso siamo con Andrea Labbate, che è il figlio di Nino, e lui insieme al fratello Michele e alla sorella porta avanti questa attività. Ricordiamo, dal 1976. Lui è anche il delegato molisano della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria. Dunque ha un ruolo importante perché porta avanti una grande tradizione. E adesso noi conosciamo quello che è il prodotto di punta di questa azienda, che è appunto la campana di Agnone. Sappiamo che qui ad Agnone c'è la pontificia fonderia Marinelli, che da 1000 anni produce queste campane che ascoltano anche i papi, perché sono appunto campane antichissime dell'alto, altissimo medioevo, e proprio prendendo spunto da questa campana è nato questo dolce. Però c'è una leggenda legata a questo dolce e allora noi ascoltiamo brevemente questa leggenda. Un impasto in cui cacao e noci esplodono in un'apoteosi di gusto, il gianduia a ricoprire tutto, la campana di Agnone, uno dei dolci più amati e conosciuti, una vera e propria eccellenza e tipicità del Molise. Dietro questo dolce però c'è un'antica leggenda. Si narra infatti di un monaco giunto ad Agnone perché attirato dalla fama di quella cittadina sulla montagna molisana, famosa per la produzione di campane che odono persino i papi. Prima di rimettersi in cammino verso il nord per il suo viaggio, scelse di portare con sé solo una campana e delle noci raccolte tra i boschi agnonesi. Null'altro mi serve se non avere come guida la voce di Dio che parla attraverso il suono di questa mirabile campana, disse. Durante il viaggio, tra intemperie e difficoltà, il monaco incontrò un viandante spagnolo che, colpito dalla sua devozione e dall'eloquio così accattivante, gli donò alcune fave di cacao provenienti dalle Americhe. In seguito il religioso si imbatté in un uomo che arrancava nella tempesta, si fermò a soccorrerlo e, per avere le mani libere, mise la campana nella sacchetta tracolla, dove c'erano cacao e noci. Una volta usciti dalla tempesta, i due uomini si fermarono per riposare. Il monaco aprì la sacchetta e vide che la campana si era trasformata in un dolce ricoperto di cioccolato, con all'interno un impasto di noci e cacao. Un miracolo, e quel cibo rinfrancò i due viandanti nel corpo e nello spirito. Dopo circa 30 anni, l'uomo che arrancava nel gelo volle incontrare il monaco che lo soccorse e scoprì altri non era che il vescovo in persona. Fu così che, per rendere omaggio al valoroso monaco, le clarisse del monastero agnonese decisero di realizzare il famoso dolce, frutto del miracolo della compassione, il dolce di Agnone, la campana. Bene, e mentre Michele e Giusi, che da 30 anni lavora qui e condivide la filosofia di questa azienda, sempre con te Andrea, andiamo a scoprire questa campana, come viene fatta, perché come viene realizzata, con quali prodotti. Certo, sì, a te la parola, perché tu sei il mastro pasticcere. Come dicevi tu prima, Tonino, il nostro cavallo di battaglia è appunto la campana. La campana, che diciamo che è un dolce di pasta battuta ricoperto di cioccolato gianduia, e alle mie spalle vedete mio fratello Michele e Giusi che stanno preparando gli ingredienti. Gli ingredienti sono praticamente farina di mandorle, granella di noci, poi abbiamo anche degli aromi ovviamente, del latte, delle uova e diciamo questo. Il burro. Burro, ovviamente il burro, sì, me l'hai ricordato. Poi c'è l'uovo, insomma ci e sono il latte, sì. Latte e tutti i vari impasti. Poi dopo tutto che viene, cosa diciamo, viene impastato in questa planetaria che vedete qui, alle mie spalle. E diciamo l'impasto dura all'incirca una ventina di minuti. Dopodiché, una volta che l'impasto è pronto, verrà messo in questi stampi qui che vediamo proprio a forma di campana. Come dicevamo prima, le campane le facciamo sia da un chilo che da mezzo chilo.
E niente, questo diciamo è quello che... Questo insomma è il procedimento. E poi andremo a vedere sopra come sopra verrà ricoperta. Vedremo come la cosa più bella è la ricopertura della campana. Esatto, però una volta che l'impasto è fatto, viene messo in forno, quanto tempo deve stare in forno? All'incirca un'ora, ci vuole un'ora per la cottura, sì. Poi col montacarichi prendiamo il carrello e lo portiamo direttamente al reparto di copertura. E lì c'è la scena, diciamo, più bella. Nel piano inferiore abbiamo visto sempre con Andrea l'abate l'impasto della famosissima campana di Agnone, la campana dolce ovviamente. Adesso vediamo l'altra fase, quella della copertura, perché qui noi abbiamo insomma il panettone stesso, la campana, però deve essere ricoperta di cioccolato. Certo, assolutamente. Allora, diciamo così, che la campana una volta che esce che viene sfornata dal forno, e questo è l'unico momento che vedete qui alle mie spalle, dove l'operatore la prende ovviamente con i guanti, con le mani, per metterla sul carrello. Cosa succede in questo carrello? Piano piano verrà ricoperta tutte le campane, verranno ricoperte di questo cioccolato gianduia, che dopo vedremo andranno a finire nel tunnel di raffreddamento. Ovviamente va piano piano il tunnel di raffreddamento, perché ha bisogno di tutto il tempo per far sì che il cioccolato si solidifichi. Quanto tempo più o meno? Va proprio lentissimo, quindi per far sì che le prime campane escano dal carrello ci vogliono almeno 10 minuti. E una volta che le campane vengono ricoperte, escono dal tunnel di raffreddamento e vanno direttamente in confezionatrice praticamente. Per l'imbustamento? Con l'imbustamento, sì. Quante campane voi riuscite a produrre qui in media al giorno e ovviamente nella stagione? Facciamo che in un giorno riusciamo a fare anche un 1000 campane,
sia da mezzo chilo che da un chilo, quindi sì. Perché sono due le... Sono due misure, quindi da un chilo e da mezzo chilo. Quindi... Perfetto. E avete una, diciamo, questa campana viene apprezzata dappertutto, perché viene smerciata ovunque, non soltanto qui in Molise, nei vari punti vendita. Assolutamente, sì. Anche come diceva prima mio padre, ora il mantenimento è molto molto più lungo rispetto a tanti anni fa, che abbiamo migliorato il prodotto e quindi il mantenimento della campana è di 3 mesi adesso. E grazie a questo riusciamo a spedirla in tutto il mondo, diciamo, quindi sì. E beh, poi c'è anche l'online, diciamo, anche con la pandemia si è sviluppata ancora di più. Assolutamente, da quando col fattore della pandemia, assolutamente online abbiamo venduto veramente tantissimi, non solo la campana, ma anche altri prodotti grazie proprio all'online, sì. E dopo aver visto la famosa campana di Agnone, vediamo un altro prodotto di punta che è il panettone. Lo facciamo con Michele l'abate. E lui, dovete sapere, che è uno che ha vinto anche tanti premi, poi ce lo facciamo dire. Ecco, questo è il panettone. Panettone che viene realizzato in più varietà. Sì, più vari gusti, e realizzato solo con lievito madre naturale, senza conservanti. E abbiamo 8 gusti come, quindi le varianti del come tipologia. Questo è un sacher, è un impasto al cioccolato con dell'albicocca dentro semicandita, e una volta cotto dopo viene glassato fondente per dargli proprio l'aspetto di una torta sacher. Quindi i panettoni sono anche quelli classici del Natale? C'è il classico, che abbiamo vinto il premio quest'anno come secondo miglior panettone al mondo a Roma. Ed è un grandissimo, un bel riconoscimento. Un bellissimo riconoscimento. Dicevamo, quindi ci sono quelli con le gocce di cioccolato, ci sono tantissimi. Con i frutti di bosco. Questo come viene l'impasto? Come realizza? Qual è l'impasto? Il primo impasto viene fatto la sera, verso le 5, con il lievito madre, farina, tuorli e burro. Viene messa a lievitare tutta la notte, 14 ore, e l'indomani mattina viene rigenerato. Ci si aggiunge altre uova, altri tuorli e altra farina. E poi viene messo a lievitare un'altra volta per 12 ore. E la sera si mette in cottura. Quanto tempo deve stare in forno? In forno 50-60 minuti, in base alla pezzatura del panettone. Quanti ne producete voi di questi? Adesso riusciamo a farne 100 al giorno, non di più. Certo, adesso periodo di Natale, periodo sicuramente, di Natale, sì. Sicuramente di più. Diciamo, questo ha vinto un premio molto importante, questo panettone, però tu sei anche un cioccolataio, ecco, un cioccolataio che ha ricevuto un premio importantissimo, perché insieme a CNAM, non è un nome così... Abbiamo fatto il campionato italiano di cioccolateria e lui ha vinto la pralina, io la scultura in cioccolato. Questo nel 2009, insomma, quando eri giovanissimo all'epoca. Però già ti facevi valere, perché eri riuscito a realizzare una scultura sulla base di un disegno, di una produzione di uno stilista locale di Capracotta. Di Capracotta, sì. È una scultura alta 1 metro e rappresentava un vestito elegante di una modella. Tutto in cioccolato. Tutto in cioccolato, sì. Comunque i risultati... li hanno avuti l'abate si sono distinti e continuano a distinguersi, e questo è davvero un ottimo panettone. Grazie Michele per averci insomma raccontato la storia di questo panettone. Noi adesso torniamo da tuo fratello Andrea, e ci facciamo un po' raccontare le altre produzioni, perché ne sono tante. Qui vedo biscotti, vedo tantissimi dolci. E dopo aver visto la campana, aver visto la preparazione del panettone, ecco, conosciamo tutte le altre produzioni. Abbiamo accennato soltanto alle famose ostie e ai mostaccioli reali. E allora Andrea, sì. Questo ben di Dio, parlaci un po' di tutti i prodotti, perché sono tanti. Assolutamente, prima di tutto volevo farvi vedere la campana qui tagliata, bella, pronta per degustare. Poi l'assaggeremo. E l'assaggeremo.
Questa io sono innamorato proprio perché me la mangio ogni giorno. Quindi, anche io, eh. Quindi più la vedo più mi viene voglia di mangiare la campana. E dopodiché ci sono gli altri dolci natalizi che conosciamo tutti, come ad esempio i torroni, nocciolato, che soprattutto usiamo, anche perché questo, come dicevamo prima, diceva mio padre prima, usiamo le nocciole a chilometro vostre. Zero, assolutamente. E come sono fatti quelli? Sono fatti semplicemente con nocciole e cioccolato al latte, cioccolato puro al latte, sì. Okay. Dopodiché, anche che sempre con le nostre nocciole facciamo la crema spalmabile alla nocciola. Buonissimo. Dopodiché ci sono anche gli zuccheri aromatici. Sì, 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 quelli aromatizzati, vari gusti. Sì. C'è il limone, altre... Certo, sì. Abbiamo anche dracee, sempre che sono nocciole ricoperte di cioccolato fondente al latte o bianco. Una sorta di confetto. Perfetto, sì, diciamo così, una sorta di confetti. Ci sono anche dei biscotti... In queste belle confezioni. Sì, in queste confezioni carine. E poi abbiamo le ostie, le famose ostie, le ostie che piacevano a papà Wojtyła. Bravissimo, la storia che prima ci ha raccontato tuo papà, che sono anche molto buone. E poi come sono fatte le ostie? Ci sono noci, mandorle, miele, copertura fondente, cacao. Diciamo, questo è un impasto. E vengono, come vengono fatte? Queste qua vengono fatte praticamente una alla volta. Ci sono le signore qui che il giorno si mettono a farle proprio su questo tavolo dove ci siamo appoggiati noi. E queste sono proprio delle cialde, delle ostie. Ci vuole molto tempo e ne riusciamo a fare 800 al giorno. Bellissime. Sono in diverse confezioni. 3 ore e mezzo, 4. Per la contentezza anche di Giussi, che abbiamo visto prima giù. Sì, sì. È una di quelle che è qui su questo tavolo. Storica. Sì, bravissimo. E dopodiché abbiamo i mostaccioli reali. Ecco, i mostaccioli reali come sono fatti e perché sono chiamati così reali? C'è la cotonnata di mele, c'è comunque il miele, c'è copertura fondente. E diciamo che li abbiamo chiamati, o meglio, papà li ha chiamati insieme a mamma reali proprio perché diciamo è ricco di pasta di mandorle anche. Ah, ecco. E li hanno chiamati reali proprio perché questi qua io dico sempre che sono inconfondibili, quindi anche per questo li hanno sono chiamati. Unici, sono come unici come sapore, sì. Infatti c'è una corona, sì, sul mostacciolo proprio per dare il tocco di regalità al dolce. L'hai portato proprio su questa scatola. Però ovviamente voi non fate solo questo che vedo su questa tavola. C'è anche un babà. C'è anche questo, questa è bella, mi incuriosiva la confezione. È un babà in vasocottura. Ah. Quindi non è il classico babà che vedi in vetrina. Questo qua è proprio in vasocottura e qui si mantiene anche un anno qui dentro in vasocottura. E come è conservato? Questo è conservato, questo viene fatto semplicemente con un babà semplice, poi viene messo dentro questo vasocottura e... C'è il liquore? Il liquore, sì, c'è ovviamente il Ricola Rum, e viene messo in forno un quarto d'ora e viene chiuso. Questo si mantiene un anno, diciamo. Vedevo prima anche diversi altri pasticcini, dolcetti, secchi e non solo, cornetti, sì, fate tanto. Sì, sì, facciamo tanto. La mattina calcola che siamo qui da molto presto per fare cornetti, appunto, minion, pasticceria minion, anche quelle paste, quelle diciamo più grandi. E... Avevo visto anche dei pasticcini colorati che tu stavi decorando. Sì, sì, assolutamente. Quelli sono dei minion, erano dei semplici bicchierini di cioccolato fondente, quelli che hai visto tu erano quelli al lampone e al cioccolato fondente, appunto. E, quelli fanno parte della pasticceria fresca, diciamo, sì. Quindi pasticceria secca, pasticceria fresca, il panettone pluripremiato, il secondo panettone più buono del mondo per noi molisani, è il primo panettone del mondo, lo grazie, diciamo. Grazie. E poi c'è la campana, l'inconfondibile campana, le ostie, insomma abbiamo conosciuto quella che è la tradizione dolciaria di Agnone e l'abbiamo fatto in una azienda storica, l'azienda storica di Agnone, che è l'abate e Mazziotta. Allora io, per cortesia, sicuramente mi tolgo la mascherina, mi allontano, però devo assaggiarla, lo faccio a beneficio di telecamera, a beneficio del pubblico, assaggio questo pezzo di campana, perché è giusto che sia così, mi fai compagnia? Assolutamente, vabbè dai, me ne sono mangiato uno prima, ma ti faccio comunque compagnia. Ok, allora l'assaggiamo e grazie per averci davvero ospitato. Grazie a voi di tutto. Grazie tante e alla prossima puntata del Molisano, io assaggio. È deliziosa, deliziosa. Arrivederci. Ciao.